Ora si parla del referendum sul Jobs Act, si parla delle elezioni, la protesta monta. E allora qui ho chiamato il senatore Danna. Perché ho chiamato il senatore Danna? Perché in questo ribollire ci sono i partiti strutturati, organizzati, e poi ci sono una serie di forze minori ma rappresentative. Per esempio Danna fa parte di quel gruppo di senatori che hanno seguito Denis Verdini. Però pochi giorni fa ho chiamato proprio lui perché mi ha incuriosito una sua dichiarazione al Corriere della Sera in cui diceva: ma Verdini non è all'altezza, qua ci vuole un partito della nazione. Però questo mistero del potere, voi siete nel gioco, ma la gente non capisce tutto. Ce lo spiega Danna che cos'è questo gioco del potere per cui si fa il governo e voi lo appoggiavate, poi se ne rifà un altro, ma voi non lo appoggiate perché non avete né un ministro né un sottosegretario, e poi è contro di voi o è fatto apposta perché così Gentiloni ha una maggioranza risicata e può spegnere la spina presto? Ecco, ce lo racconti lei. Beh, la nostra posizione è abbastanza semplice e voglio usare un avverbio disinteressata, perché noi nell'arco di 17 mesi abbiamo alcune volte sostenuto il governo Renzi, soprattutto quando l'azione legislativa di quel governo era di tipo riformista, cioè tendeva a cambiare il quadro delle cose esistenti per introdurre all'interno della struttura dello Stato, dei servizi o delle varie opportunità che lo Stato si dà per poter dare al cittadino quello che spetta, degli elementi, dei criteri di efficienza, di produttività, di merito, di competenza, di qualità. Perché noi che veniamo dal mondo liberale, riteniamo che abbiamo sempre ritenuto, da quando eravamo con Berlusconi nel 94, che ormai questo modello di Stato che è assistenziale, clientelare, che ha una spesa di 850 miliardi sprecati in mille rivoli, debba cambiare e debba essere sostituito da uno Stato minimo, ma certamente più efficiente. Quindi abbiamo assecondato in alcuni frangenti e su alcune leggi le proposte del governo Renzi. Ovviamente c'è stato tutto un fiorire di illazioni, supposizioni, dietrologia più non posso. Alla fine anche i più malpensanti si sono dovuti ricredere perché noi non abbiamo avuto né posti di governo né posti di Però sottogoverno. avete conservato il posto al Senato o alla Camera, che in altri casi, per esempio se si andasse all'elezione, rischiereste di perdere, no? Ma questo, il fatto che uno voglia continuare a svolgere il compito per il quale si è candidato e per il quale è stato eletto dagli elettori, credo sia fisiologico. La patologia è la fine anticipata della legislatura. Non a caso si dice che la legislatura duri 5 anni, altrimenti cassiamo questo termine, questo ambito temporale dalla Costituzione, la No, mettiamo ad nutum, a no, piacere, lei, cioè no, lei, no, lei ha ragione sulla durata temporale. Io conosco bene la Costituzione, ma quando no, il. ma lo dico non a suo Sì, no, beneficio no, ho chiaramente, capito, ma di ma quelli che ci no, d'accordo, ma ascoltano. quando un ramo del Parlamento diventa un ambaradan, un carnevale così importante di gruppi, per cui il Presidente della Repubblica riceve 24 gruppi minori, 23, alcuni 23. rappresentativi, e non parlo di Sì. lei, alcuni rappresentativi della stretta famiglia dell'interessato, Sì. e queste sono le consultazioni previste dalla Costituzione. Il cittadino si imbizzarrisce e pensa a due Sì. cose. Primo, vogliono restare lì fino a che non prendono almeno il vitalizio, e quindi dicono prima di E settembre. anche su questo mi deve Eh beh, ce lo, consentire certo, ho chiamato lei che una ce lo parola, dice. così andiamo in progress. Vede, una delle cause dell'esasperazione che viene alimentata attraverso i social, attraverso dei movimenti politici come quello del Movimento 5 Stelle, è quello di avvelenare i pozzi e di spargere veleni e sottintesi.
Quando si dice vogliono rimanere fino a settembre perché vogliono salvare la pensione, si deve anche dire che la legge che oggi regola le pensioni non è più quella del vitalizio, cioè quella di calcolare le pensioni sullo stipendio, ma calcolare le pensioni su quello che, sui contributi effettivi e reali versati, che si sono versati. Cosa che in Italia, per la verità, permane per oltre 7 milioni di cittadini che hanno il vitalizio. E sono tutti coloro che hanno utilizzato la fuoriuscita con le famose baby pensioni, sono circa 1 milione, e ci costano 9 miliardi e mezzo di euro. Altri 7 milioni sono gli ex statali o degli enti locali o del parastato che percepiscono una pensione calcolata sull'ultimo stipendio che ha un valore del 60% in più rispetto a quello che si sarebbe dovuta calcolare in ragione dei contributi versati o in ragione di quello che percepiscono i lavoratori autonomi o quelli che non lavorano o non hanno lavorato per lo Stato. Questo ci costa circa 90 miliardi di euro in più. Quindi, se l'aritmetica ci insegna qualcosa, il sistema metrico decimale, quello di cui stiamo discutendo per i 400 parlamentari è un infinitesimo rispetto ai 90 miliardi. Va bene. Io l'ho capito, il concetto. Però il sistema metrico decimale non c'entra. Perché no, quello, c'entra perché quello riguarda la misura, il peso e il liquido. Dottore, si confondono i milioni con i miliardi. Mentre quelle metrico, cose, queste cose che io monetario. Le sto dicendo, lei non le ascolta da nessuno perché vanno contro gli interessi politici. Perché il politico vuol blandire il cittadino. E il cittadino che pensa che i fatti suoi, questi 7 milioni di persone, non si debbano sapere, se la prendo con 400 parlamentari, i quali se non arrivano a settembre perdono i 25-30 mila euro che hanno versato. No, ma io lo capisco, guardi, l'ho seguita nel ragionamento, però quello che a parte e ribadisco, il sistema metrico non c'entra, c'entra l'unità di misura, la moneta. Però attenzione, io la seguo, però lei mi deve seguire a me, cioè probabilmente ci sarà anche chi avvelena i pozzi, ma questo veleno sta diventando zucchero, perché questo è il mare che ribolle, non è la schiuma. Allora, qua sono milioni di persone che sono sconcertate da questo gioco di potere, da questi passaggi, da questi continui cambi di carte, di cose. Per cui dicono andiamo a votare, spazziamoli via. Allora, a me non fa paura la schiuma è quella di ieri, la schiuma è qualche eccesso, la schiuma la vede pure lei. Sì. Ma poi non si può rispondere all'onda che ha una forza dicendo ma sono tutte stupidaggini perché avvelenano i pozzi. Qualcosa c'è. Ma le rispondo che rispetto alla legislatura precedente sono cambiati nominativamente il 70% dei parlamentari. Questo è un altro elemento che viene trascurato. Cioè non è vero che c'è una classe politica vecchia, borsa, passata di moda. Il 70% dei parlamentari sono state completamente ignorate. Lei ha talmente ragione che mi sono dimenticato io, che voglio essere preciso, di precisare che il problema della pensione che è stato sollevato l'hanno sollevato i nuovi parlamentari, i neoparlamentari. E non i vecchi, ha quelli ragione, però mi risponda... Chi l'ha sollevato, quelli del Movimento 5 Stelle. Sì, però anche... Tanto per capirci, sono gli stessi che hanno avvelenato i pozzi, ma che di fronte alla realtà e alla tutela legittima e naturale dei propri interessi, ovviamente si ribellano rispetto aspetti ad una iniquità. Aspetti che c'è al telefono, chi voleva parlare, non sento... Direttore. Sì. Direttore, io vorrei dire all'onorevole Danna
vorrei dire all'onorevole Danna che forse non si rendono conto che loro che loro sono i migliori sponsor dei 5 Stelle, perché il PD, muovendosi in questa maniera, il governo, la maggioranza parlamentare non fanno altro che giornalmente aumentare i voti dei 5 Stelle. Forse questo non è chiaro a molti lì dentro. L'argomento pensioni, vorrei dire all'onorevole Danna, è forse l'ultima cosa, perché qui sta parlando con uno, mi creda, che dei 5 Stelle non condivide molte cose, perché io non mi spiego, per esempio, perché stiamo parlando di tutta la manfrina che stiamo facendo ancora oggi, ma perché non si dimettono tutti dopo la sentenza della Consulta per andare a votare con una legge che sarà bene o male una legge più democratica di quello che è l'Italicum, che sicuramente è una legge bulgara, perché una maggioranza così non si vede in nessuna parte del mondo. Quindi ecco perché dico, aspettiamo questa legge, questa sentenza, e dopodiché andiamocene tutti a votare, compresi i grillini, lo dico a tutti, attenzione, guardi direttore, ne approfitto perché di questa cosa lunedì noi saremo lì a Roma per spiegare la nostra posizione, perché adesso vorremmo dire a gente. Avverto Napoli. L'onorevole Danna, e mi pare di aver capito che sia un campano dalle parti di Napoli, mi pare. Sì. E quindi è parte di quella questione meridionale di cui ieri ha parlato il Presidente del Consiglio, abbandonata, dimenticata. Sì, d'accordo, aspettate, se no allarghiamo troppo il tema. Intanto avverto Napoli, di stare la tematica, però poi devo scappare, devo dare proprio la sede. E io devo chiudere, tra un minuto devo chiudere. Dare una replica a Danna. Guardi, volevo salutare Ferro, grazie. Voglio dare una replica a Danna. Avverto Napoli, di restare a Torino però lunedì, perché vengono questi a Roma. Quindi intanto allora, vede, le faccio una battuta. No. Non esistono risposte semplici a domande complesse. Chi dà risposte semplici a domande complesse in effetti è un qualunquista. Lei pone brevemente e in maniera anche abbastanza sbrigativa delle grosse questioni. Io il tempo per spiegare non ce l'ha adesso, quello non ce l'ho. E allora le dico una cosa molto semplice. Mi dica semplice. Solo questo, guardi, c'ha il tempo per dirmi se lei è ancora con Verdini o se pensa che non sia in grado, come ha detto al Corriere della Sera, che ci vuole qualcosa di più grande. Lei è ancora con Verdini? Io ho grande stima di Verdini e resto con Verdini. Però la verità è un'altra, che io dicevo quelle cose perché ritengo che questo centro, che è membra sparse tra Forza Italia, quelli di Alfano, noi, quelli di Fitto, si dovrebbe trovare un comune denominatore, convincendosi del fatto che scomparso Berlusconi, che era una guida carismatica, io credo che tra Grillo e Salvini la migliore opzione sia Matteo Renzi, che non è né socialista né statalista. Va bene, l'ha detto. Io penso che Berlusconi ancora in questo referendum non sia scomparso, ma sia stato determinante. L'ha detto pure Matteo Renzi, ci ha levato un sacco di voti. Adesso vedremo quanti e vedremo dove andranno. Mi fermo.